darvi la possibilità poi di ascoltare per giornata da oltre 30 elementi, 30 quindi, pochi telegrammi. Intanto io credo che non dobbiamo vergognarci noi di appartenere a qualche cosa. Invece se devono vergognare i dirigenti del Partito Democratico di Sant'Anna, che hanno negato la tessera, un sindaco giovane, capace, dirigente, che ha sostenuto negli ultimi 10 anni le liste del Partito Democratico nella nostra regione, nella sua città. Il primo telegramma, poi dopo qualcosa anche sulle questioni nazionali, riguarda il partito calabrese. I ragazzi dei circoli qui a San Marco hanno fatto questa straordinaria iniziativa. Tutti questi interventi fanno capire che c'è la voglia di dire ognuno di loro la loro opinione, di dire ognuno di noi quello che pensiamo, di dire in fondo quello che abbiamo capito che dobbiamo fare. Il forum per il partito che vorrei, che abbiamo lanciato in questi giorni, proprio questo, capire per dire che cosa vogliamo fare del Partito Democratico nel paese e nella nostra regione. Costruire un partito nel quale le retroguardie, chi lo ha governato fino a questo momento, non impediscano ai sindaci che sono contrapposti anche alle sezioni locali, non da questione ideologica, non da questione di prospettiva politica, ma da questioni che riguardano, come dire, questioni localistiche, personali, che devono essere superate, come è stato superato passo a passo, se vogliamo costruire un partito nuovo, il partito che vorremmo, il Partito Democratico che noi vorremmo. E in Calabria questo partito, guardate, c'è il congresso, e lo dico con molta franchezza agli amici, ai compagni, ai giovani dei comitati di Renzi: dovete entrare nel Partito Democratico, dovete entrare nel Partito Democratico, dovete entrare nel Partito Democratico, dovete partecipare a questo congresso che sta arrivando, perché io sono d'accordo con Terramoto. Non possiamo consegnare ancora una volta il Partito Democratico nella nostra regione a chi è responsabile di 3 anni di commissariamento nella nostra regione, a chi rappresenta la conservazione nella nostra regione. E stiamo vedendo che si sono già mobilitati, che vanno già nelle sezioni a proporre chi è il maggiore responsabile della sconfitta del Partito Democratico della nostra regione. Noi lo diciamo con franchezza, io non so se questa sera qua ci sono giornalisti. La prima cosa che noi faremo immediatamente per dare il segno delle cose è la candidatura del sindaco di Villa Fiera, segretario di Francia. Molti dei nostri, io non sono anagraficamente giovane, forse dimostro qualche
parlare di più di quello che ho realmente, ma credo che la questione vera è una questione di come immaginiamo attraverso le nostre idee di proporre un nuovo Partito Democratico agli italiani, agli italiani domani. Ma io credo che la migliore rappresentazione possibile, io non so che cosa andrà domani, ma il nostro capogruppo alla Camera, certo, Speranza, che rappresenta veramente una speranza, soprattutto per un'altra questione che dirò dopo, potrebbe rappresentare in questo momento una guida autorevole per portare fuori dalle sette il Partito Democratico, ma soprattutto per noi del Mezzogiorno. Perché una delle cose che ho capito, cari amici e cari ragazzi, che il Mezzogiorno d'Italia del nostro paese è debole nel governo Letta, è stato debole negli ultimi 10 anni, perché la Lega la sua battaglia l'ha vinta, costringe tutti a non parlare più del Mezzogiorno del nostro paese. Ci si vergogna di parlare del Mezzogiorno d'Italia, ai tavoli, quelli che contano, ai tavoli politici, anche ai tavoli del nostro partito. Il termine Mezzogiorno è sparito dai programmi nostri e delle altre formazioni politiche del nostro paese. Non parliamo di Calabria, lo diceva prima Peppino. La Calabria dall'agenda nazionale non c'è più, e non c'è più perché non ha una classe politica autorevole. Io ripiamo, lo dico con molta franchezza, da parlamentare della Repubblica, della vecchia classe politica, di tutti i partiti politici, la classe politica di Misasi, di Andoniozzo, di Mancini, di Bullo, era una classe politica autorevole che era ascoltata. Non si è mai verificato che in un governo mancano sottosegretari, ministri che appartengono alla nostra regione. Dobbiamo superare questo handicap, per superare in un solo modo. Se nella nostra regione avremo la forza e la capacità di costruire un grande partito autorevole, e faremo capire anche a Roma, perché io mi auguro che a Roma lunedì si possa formare un tavolo sulla Calabria, per ragionare anche di un tesseramento che non mi convince. Siamo costretti a un congresso, perché su questo lo sfidiamo il commissario. Si aspettava che i circoli renziani di questa area dicesse no al congresso, e avremmo ragione per dire no al congresso nel mese di giugno, perché dei tesseramenti non ci fidiamo, non abbiamo partecipato al controllo dei tesseramenti, e non solo nella nostra provincia, forse soprattutto fuori dalla nostra provincia. Non ci fidiamo di come sono stati fatti i tesseramenti in queste ultime settimane. Noi a Roma chiederemo, prima che si voti a giugno, una cosa chiara: di consentire a chiunque si tessere fino al giorno del congresso di poter votare per il congresso. Siamo pronti a superare la nostra diffidenza nei confronti dei tesseramenti che sono stati chiusi in questi giorni nelle segreterie provinciali del nostro partito. È viziato il mio intervento da quello che sta accadendo in Calabria, forse più viziato da quello che accade in Calabria che da quello che accade nel resto del paese, perché non tutto è negativo in questa esperienza parlamentare. Abbiamo attraversato una fase della quale avete parlato, l'elezione del Presidente della Repubblica, la formazione del governo. Siamo messi all'indice dei nostri ritardi, basta leggere quello che ci viene detto su internet, su Facebook. Ma guardate, la situazione è molto più grave di quella che appare. E questo governo, sostenuto in questo modo anche dal Partito Democratico, dimostra che il nostro partito ha ancora un grande senso della responsabilità. Sarebbe molto più semplice anche ritornare a votare, perdere e riacquistare la fiducia dei nostri elettori, della nostra gente, di chi ci sostiene, di chi ci ha sostenuto da tanto tempo. Ma faremo un torto al paese, faremo un torto ai cittadini, faremo un torto a quei giovani dei quali noi stiamo parlando. Rafforzeremmo la destra in questo nostro paese, consegneremo il paese nelle mani della PDL e di Berlusconi, e in questo voi ci dovete aiutare.
Lo so che questa è una richiesta forte che noi rivolgiamo ai nostri dirigenti, ai nostri elettori, alle nostre elettrici che ci sostiene, agli iscritti al nostro partito. Se il Partito Democratico, la nostra gente, in questo momento difficile che abbiamo, che viviamo tutti quanti insieme, non ci sostiene con forza, io credo che non ce la faremo. Io credo che se noi non avremo il consenso della nostra gente, la condivisione di questa linea politica che ha voluto il partito a livello nazionale, lo dice uno che si sente meno responsabile rispetto ad altri per quello che è accaduto in queste ultime settimane, ma che ha però la responsabilità di capire, di comprendere che soltanto se attorno a noi c'è un grande consenso popolare, il Partito Democratico avrà la forza di stare nel governo e di sostenere nel governo le scelte che sono diverse da quelle del centro-destra, scelte che ci porteranno nei prossimi giorni anche a scontrarci ferocemente all'interno del governo, perché l'IMU è una parata da parte di Berlusconi, è un indizio che vuole riaffermare in questo momento per far credere agli italiani che l'economia riparte se non si paga l'IMU o se si sospende l'IMU sulla prima casa. Sono altre le questioni che invece devono essere messe all'ordine del giorno dell'agenda del governo in questo momento se vogliamo far ripartire la nostra economia. Io credo, e in questo si deve aprire un ragionamento all'interno del nostro partito, ed è per questo che io mi auguro con forza che Speranza diventi il nuovo segretario del partito e conduca il Partito Popolare della Sera, che nel Mezzogiorno giammai ripartirà questo paese se non riparte il Mezzogiorno di questo paese, se non ripartono le imprese di questo paese, se non si ferma la tragedia di giovani, di ragazzi, di lavoratori e di lavoratrici che non hanno la speranza che hanno nel centro-nord di poter trovare comunque un'occasione di lavoro. E il tessuto sociale che rischia di sgretolarsi nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, se non si ridà la fiducia al Mezzogiorno di questo paese che si può ripartire. E bisogna avere il coraggio di parlare nel Mezzogiorno di nuove infrastrutture. Io lo so che è controcorrente parlare di queste cose, ma ci sono deputati della nostra parte politica che sono fortemente determinati anche sulle questioni della giustizia. Abbiamo avuto il coraggio di dire alla nostra Presidente che noi non immaginiamo che la giustizia possa essere considerata un costo, soprattutto nel mezzogiorno, dove una sezione staccata o un tribunale è un presidio dello Stato democratico. Noi non possiamo considerare i servizi un costo, perché soprattutto nei territori costituiscono un costo sociale che diventa anche poi ripresa economica, che diventa anche fiducia dei cittadini verso lo Stato. Perché nel Mezzogiorno, io che sono abituato a pensare che il Mezzogiorno del nostro paese è una parte integrante, forte, sana, necessaria al resto del paese, ma è una terra diversa. È una terra difficile per nostre responsabilità, ma anche per responsabilità soprattutto di chi ci ha governato, ma deve essere considerata la parte più importante di questo paese, non per essere assistita, ma per dare quel contributo che essa può dare ancora una volta alla ripresa del nostro paese. Io non mi voglio dilungare di più, io credo che noi, lo dico ai ragazzi, diceva bene anche il segretario della sezione di Sant'Agata, che io saluto, io di San Marco, io saluto, sono legato da bei ricordi alla vostra città. Tu parlavi di Lino, che voi avete avuto un sacerdote che era un professore di lettere straordinario, soprattutto di latino e greco, un signor Francesco Siciliano, è stato mio assistente diocesano. Ci sono la famiglia Cupone, alla quale io sono legato da un'antica amicizie per aver avuto rapporti quando ero dirigente dell'azione cattolica, ma proprio da questa forza, che è la forza dei giovani di queste comunità, che ci hanno consentito di guadagnare postazioni anche nella nostra regione, di rendere una parte marginata di questo partito protagonista della prossima battaglia politica in Calabria, perché no, anche nel resto
del paese, che ci fanno aprire orizzonti nuovi, con nuove possibilità di dialogare con parti importanti del nostro partito. Questa grande esperienza che ha promosso Peppino Della Nova nella nostra provincia, che è un'esperienza da tenere in grande considerazione per ragionare insieme, sia pure provenendo da parti diverse del nostro partito. Voi avete, noi abbiamo una grande presenza nelle prossime ore della nostra regione, che è la presa di consapevolezza che, pur nello scontro con altre parti del nostro partito, dobbiamo considerarci uomini e donne, giovani, ragazzi e ragazzi, che siamo pienamente fratelli. Io concludo così com'è, poi iniziamo. Non lo trasformeremo mai questo partito, se non ci sentiremo parte integrante, forte di questo partito. Non potremo dire domani che questo partito è continuato ad essere governato da chi pensa che la conservazione è l'unico modo per poter salvare la vita, come ha detto Bersani. Non lo potremo fare mai, non potremo mai metterci in una sezione, in un luogo, per poter dire noi vogliamo essere la nuova classe dirigente, se non avremo il coraggio di chiedere la testa del Partito Democratico. Questa è la questione che ci giochiamo nei prossimi giorni. E Matteo Renzi, la scelta di rimanere nel Partito Democratico l'ha fatta senza sé e senza me. Ha deciso di starci, ha deciso di assumersi le responsabilità di un grande leader politico che rappresenta, per quanto ci riguarda, per quanto riguarda milioni di italiani e di italiani, il futuro del centro-sinistra e perché non il futuro del paese nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Ma ha deciso però di essere parte integrante del PD, nel governo, con i nostri ministri e i nostri segretari, e domani nel partito, con i nostri uomini e le nostre donne, nei posti importanti della dirigenza romana del nostro partito. Noi in Calabria dobbiamo fare la stessa cosa, non dobbiamo continuare a lamentarci, vizio atavico della gente del Mezzogiorno d'Italia. Dobbiamo essere invece quelli che facciamo la battaglia, qui sapete, la faremo nelle prossime ore con il sindaco di Villafranca, la faremo con chi vorrà stare con noi sulle questioni che abbiamo detto, perché noi vogliamo veramente che la nostra regione a pieno titolo entri nel paese e sia veramente una regione che tra qualche anno potrà dire di appartenere all'Europa, che ieri abbiamo festeggiato la festa. Grazie a tutti.